Dunque, io vorrei partire da una formula alfabetica, cioè parlo di due P. Brevemente parlo di due P. Prevenzione e presenza. Non sono cose nuove, naturalmente. La prevenzione è stata al centro di una quantità di studi, di iniziative, di progetti concreti, anche abbastanza onerosi dal punto di vista del costo, e che addirittura partono dal piano di conservazione programmata, si chiamava così, conservazione programmata, già il termine è abbastanza, 1976. Istituto Centrale del Restauro, Giovanni Urbani, direttore, piano di conservazione programmata con campione territoriale l'Umbria. Il piano è stato, nei termini burocratici si dice che è stato ricevuto ma non adottato. E quindi la cosa si è volatilizzata rapidamente. Contemporaneamente, negli stessi anni, devo dire anche perché c'era una sensibilità, almeno sul piano teorico della regione di allora, fu varato quello che è anche un grande esempio, un grande campione di prevenzione e anche di individuazione del fattore presenza, quell'altra P che dicevo. Cioè il progetto pilota per la rivitalizzazione dei centri storici della dorsale appenninica Valnerina e Ugubino Valdese. Questi erano i campioni 1974, 1975, 76. Dunque era tutto già chiaro, quanti anni fa, fate i conti, vero? Era già tutto chiaro, era chiaro che si doveva puntare su questi due fattori, prevenzione attraverso la manutenzione, attraverso naturalmente strutture tecnologicamente molto avanzate per questo tipo di finalità, e poi sulla presenza. Io vorrei solo dire due o tre cose su questi due elementi, cioè la faccenda della prevenzione fu poi chiarita in modo, lenticolare, capillare, dopo il terremoto del 1997. Dopo il terremoto del 1997 esiste un progetto i cui attori erano lo Stato, la Regione e tre comuni umbri. Il progetto era un progetto fatto dopo il 1997, ripeto, con questo accordo miracolosamente trovato fra questi enti che di solito litigano fra di loro. C'erano le sovrintendenze di mezzo, naturalmente la regione, gli assessorati regionali, gli assessorati comunali, eccetera. Questo progetto era in realtà molto concreto. Intanto, dunque, le persone che l'hanno fatto erano di primo ordine, perché per esempio nomino solo Michele Cordaro, che era l'allora direttore dell'Istituto Centrale del Restauro, cioè uno dei vertici della cultura della conservazione. Questo progetto andava sul concreto, cioè diceva qui bisogna puntare su una prevenzione tecnologicamente avanzata. Io adesso vorrei soltanto leggervi quello che si voleva fare, perché se lo leggo perché altrimenti mi dimentico, ma gli scopi erano questi: la protezione degli addetti al pronto intervento, che apriva un ampio campo sperimentale nell'uso di attrezzature leggere in grado di ispezionare il territorio, ricorrendo ad esempio alla robotica. La robotica era già in piena azione per la pubblica sicurezza. La pubblica sicurezza in epoca di terrorismo, quando vedevano una borsa sospetta, ci andava il robottino, non ci andava. La stessa cosa naturalmente si poteva. Ricorrendo ad esempio alla robotica, la protezione in situ dei beni non rimovibili nelle situazioni di rischio, che esigeva il ricorso a strumenti da progettare e mettere a punto, anch'essi mobili e assemblabili, a seconda delle diverse tipologie dei beni, la diagnosi di primo intervento in situ, in presenza di beni artistici, affreschi, stucchi, sculture, cui non fosse possibile avvicinarsi, che richiedeva ancora una volta una strumentazione adeguata,
la conservazione di primo intervento in situ per i beni immobili per destinazione o non immediatamente trasportabili altrove, ad esempio materiale librario soggetto all'azione dell'acqua, che dovrebbe essere prima congelato e poi trasportato, il trasporto monitorato dei beni danneggiati, non esisto. Come vedete è un insieme di scopi, di finalità estremamente concreti che hanno a che fare soprattutto con la meccanica specializzata, con la tecnologia, con la fisica, e questo era il campo, diciamo, conoscitivo coinvolto, era questo. Che cosa succede? Succede che questo progetto, che avrebbe potuto avere un grandissimo significato, visto che poi i terremoti ogni 15-20 anni sappiamo tutto che ci stanno, però questo progetto è stato completamente stravolto da uno dei protagonisti del patto, cioè dalla Regione. La Regione ha completamente svisato questo progetto, trasformando questa struttura di ricerca e di tecnologia avanzata in un laboratorio, ridete, di chimica e microbiologia, perché in quel momento era necessario alla Regione finanziare il Dipartimento di Chimica e Microbiologia dell'Università di Perugia, e allora senza tanti complimenti si prendono i primi 5 milioni di euro che erano destinati alla costituzione di questo laboratorio e si smistano al Dipartimento di Chimica e Microbiologia, che, come voi potete capire, non c'entra assolutamente niente con quello di cui stiamo parlando, cioè con la sicurezza e con la prevenzione. Dunque, qui ci abbiamo. Allora, qual è la proposta? Riprendete, allora, si diano da fare. La Regione, se ancora esiste, se ancora ci sono forze interne capaci di farlo, lo Stato, i comuni interessati, riprendano questo progetto. È ancora validissimo. È valido dalla A alla Z e potrebbe aver, se fosse stato attuato, avrebbe sicuramente salvato molti edifici che abbiamo visto nelle relazioni della sovrintendente Mercalli e dell'architetto Borri, che è una relazione molto interessante. Quindi questo per quello che riguarda la prevenzione. Poi c'è il problema della presenza, l'altra P. Guardate, io non voglio, per carità, sono assolutamente convinto che tutto ciò che è stato detto a proposito della ricostruzione è giusto che venga discusso, eccetera. In situ, delocalizzazione, come fare, come era, dov'era, eccetera, tutto va bene, le forme, le tecniche, va tutto bene, ma se non c'è la presenza, se non c'è la presenza demica proprio, se manca quello che è, come dire, lo sguardo di tutti i giorni. Perché questo è un territorio in cui ci sono centri abbastanza grandi come Norcia, Cascia, eccetera. Ma poi è un territorio che è caratterizzato prevalentemente dalla microdemografia, dalla micropresenza, dalla capillarità dei topoi della Valnerina e in genere della zona appenninica. Cioè qui siamo in presenza di una tendenza che è cominciata addirittura subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, e che ha avuto ormai degli esiti pazzeschi. Cioè, voglio dire, dopo il terremoto del 97, interpretando la ricostruzione solo come ricostruzione edilizia, sono stati spesi, è un calcolo che ha fatto Luciano Giacchè, credo che sia un calcolo molto obiettivo, sono stati spesi oltre 5 miliardi di euro dopo il terremoto del 1997. Alla fine della spesa dell'ultimo euro, se andavate nei centri, nella maggior parte dei centri per cui erano stati spesi quei soldi, non trovavate più neanche un abitante. Ecco, questa è un'esperienza che ho avuto io in tanti centri, mi ricordo, in un certo senso anche rimessi a posto bene, per esempio Serrone, nella valle del Menotre, Serrone era stato rimesso a posto benissimo. Vado a vedere il Serrone dopo la ricostruzione, non c'era letteralmente nessun abitante. Allora, questo non è solo una questione di spesa che finisce per essere, la cui utilità finisce per essere messa in dubbio, perché, ma è anche una questione di carattere culturale. Cioè, se non c'è la presenza, non c'è la conservazione.
La conservazione è stata fatta, cioè il patrimonio che noi ammiriamo c'è perché c'era la presenza, perché c'erano tutti i giorni degli operatori che avevano le loro rendite, una parte delle rendite andava per le chiese, le cappelle, gli altari, le sculture, gli affreschi. Il che sottintende che c'era una presenza continua e anche una produttività economica notevole, c'era una capacità di spesa che andava al di là delle esigenze di tutti i giorni. Quando vengono a mancare queste caratteristiche, ditemi voi che cosa succede. Succede quello che è successo, cioè la mancanza dello sguardo. L'ingegner Bori si chiedeva come mai sono cadute adesso alcune chiese. Sono cadute adesso in gran parte perché non c'è più lo sguardo. Non c'è più lo sguardo, non c'è più la presenza delle persone che tutti i giorni, tutti i mesi guardano e fanno loro manutenzione. C'erano strutture vere e proprie, sociali, aggregate, che pensavano a questi scopi. Non erano solo le fabbricerie e le opere delle cattedrali nei grandi centri, ma c'erano i cosiddetti santesi, c'erano gruppi di cittadini che si occupavano di guardare periodicamente quello che succedeva. Tutto questo è sparito nei piccoli centri, ahimè è sparito anche nei centri più grandi. Perché voi ditemi come si può spiegare che per esempio qui a Norcia anche non siano, non so se dico una cosa inesatta, ma mi pare che non siano state salvate neanche dopo il crollo dell'ottobre. Il crollo dell'ottobre mi pare che abbia travolto anche le misure civiche che c'erano sotto il portico. Ora questo è molto simbolico, eh? Cioè, le misure civiche erano delle pezze così che potevano essere presi in agosto e portati nel palazzo comunale che sta a 50 metri da San Benedetto. Beh, questo è molto simbolico. Perché sono di pietra, sono. Però il fatto che non siano state tolte, questo è veramente incredibile, ma insomma questo è un particolare. Per chiudere volevo dire che l'altro, quindi ci sono due aspetti, la presenza intesa di presenza sul territorio, ma intesa anche come conservazione del senso civico e dell'amore per la memoria storica, per la memoria del luogo, perché quando si parla di campi di San Salvatore non si può dimenticare che a San Salvatore era successo un fatto che credo sia molto raro. I furti d'arte sono ormai quasi all'ordine del giorno, ma a San Salvatore hanno rubato pezzi del portale, cioè ci sono stati degli operatori, diciamo così, furtivi, che per un notevole tempo si sono dati da fare attorno al portale per estrarre pezzi del portale che si sono portati via. Questo è un segno che non c'è più nessuno che ci sta attorno, capite? No, questo è il punto. Quindi qui la soluzione, ricostruzione sì, ma ricostruzione innanzitutto a partire da provvedimenti elementari con un lavoro lunghissimo, però ricostruzione del tessuto economico, sociale, demografico, che è la sola garanzia di una vera conservazione.